lavora il legno, Roberta Cangeri. Esatto, Laura, ben ritrovati nuovamente in provincia di Frosinone, dove continua fortissimo il tifo per la nostra squadra azzurra. Nel frattempo qui a Piazza Marcantonio Colonna vi accogliamo nuovamente proprio per parlarvi di arte, perché tutto il territorio palianese è ricco di olivi, ciliegie e castagni, e con tutti questi legni un bravo artista palianese, il signor Franco Cammicia, ha realizzato tutti questi oggetti che vedete: vasi, anfore, scacchiere, penne. E ora in diretta per noi il signor Franco sta realizzando un altro oggetto, ma a parlare delle sue opere c'è qui sua figlia Nadia. Buongiorno, che cosa si sta realizzando? Nella fase iniziale della realizzazione di un'anfora vediamo appunto che con le sgorbie sta rifinendo i suoi particolari cerchi. I cerchi sono proprio la caratteristica dei suoi oggetti. E infatti la particolarità della lavorazione del signor Cammicia è senz'altro questo intarsio tra i diversi tipi di legni. Ma come si riesce a realizzare questa alternanza tra legni chiari e scuri? Allora, prima di tutto si selezionano ovviamente legni di tipologie diverse e quindi anche di colori diversi. Se ne ricavano dei pezzettini di legno che poi vengono assemblati uno ad uno finché non se ne ricavano dei cerchi come questi. Dopodiché, avendo a disposizione più cerchi, si incollano uno sull'altro, si va al tornio, si tornisce come meglio ci piace, fino a realizzare delle opere come queste. Splendide opere come queste, come questo piccolino che tengo io in mano, che può essere anche utilizzato come porta aghi. Allora, grazie a Nadia e complimenti al signor Franco. E noi qui da Piazza Marcantonio Colonna, dall'arte, torniamo a concentrarci sulla gara. Forza Pagliano, vi aspettiamo dopo.